Raccontiamo numeri importanti per la stagione in corso, dove addirittura abbiamo superato la stagione 2019 nonostante i primi mesi del 2022 sono stati ancora mesi difficili condizionati dalla pandemia. Eh, certamente c'è tanto da fare perché il momento che attraversiamo è un momento particolare che ci fa lavorare in emergenza, lavorare in emergenza prima per la pandemia, oggi per la crisi ucraino-russa con le conseguenze che tutti noi registriamo nella quotidianità, nel caro energia, nel costo delle materie prime, quindi un'influenza diretta anche nelle scelte dei cittadini e dei grandi flussi di turisti. Però questo non ci deve far paura, consapevoli che questo momento passerà, dobbiamo continuare a spingere sulla promozione e soprattutto su progetti che riescano a valorizzare l'offerta eterogenea che la nostra regione può offrire. Il turismo è un lavoro che ho iniziato io e vorrei portarlo avanti, quindi credo che sia importante dare anche continuità. Poi, comunque. Una giunta deve lavorare in squadra, deve essere in grado di mettere in campo con le relazioni una strategia, una sinergia comune, però è chiaro che sul turismo c'è stato tanto lavoro fatto in questi due anni e vorrò tenere io le redini di questa delega. Con la regione siamo totalmente coesi in un progetto nuovo di sviluppo utilizzando l'ATIM, la nuova agenzia che il Presidente Acquaroli ha messo in campo. Dovremmo essere attenti, dovremo trovare anche dei finanziamenti adatti per far sì che le strutture ricettive restino in piedi con tutti questi aumenti dei costi energetici. Perché la grande difficoltà per gli operatori dell'accoglienza come della, della ristorazione. Beh, la crisi energetica pesa fortemente noi abbiamo messo in campo delle piccole risorse insieme alla regione che ne ha messe altrettante proprio per sostenere questa economia del turismo confido pienamente che l'agenzia ATIM possa essere quel canale importante di coesione, di progettazione, di inclusione fra tutte le associazioni di categoria, le istituzioni su un progetto grande per le marche. Siamo una bellissima regione, mare, montagna, collina, eh, parchi, teatri, eh, musei, storia, enogastronomia, prodotti tipici, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. La Fiera di Rimi è un appuntamento importante per il turismo internazionale, anzi. Devo dire che nel corso degli anni è diventato l'evento più importante a livello nazionale. Noi siamo presenti nell'area della, della Regione Marche come Conf Turismo Pesaro Urbino per presentare i nostri nuovi prodotti turistici che sono l'Itinerario della Fede e l'Itinerario della Corte del Duca Federico ricordando che questo è l'anno dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro. C'è grande aspettativa per eh, il turismo dopo un'estate molto importante, un'estate molto bella, ma devo dire anche con un autunno che è ancora molto positivo. Abbiamo ancora molte strutture che sono eh, al piene di, di turisti, anche nell'entroterra con gli eventi che si stanno eh, realizzando, penso alle fiere, penso alle tante manifestazioni legate alla gastronomia. C'è molto interesse e le cose stanno andando molto bene. Tra l'altro noi siamo qui anche per presentare la Cioccovisciola di Pergola, che è l'evento di dicembre, e la mostra che verrà inaugurata sabato a Cagli su Federico da Montefeltro e Giovanni Santi. Turismo e fabbriche sembrano uno simbolo, cioè uno fugge dalla fabbrica pur dire quando è in vacanza, poi le fabbriche sono cambiate, è cambiato il turismo e sono cambiate anche le marche. Abbiamo scoperto, e grazie alle marche l'abbiamo anche poi scritto, che effettivamente c'è tra le tante esperienze che un turista può fare anche quella di andare a vedere i processi che ci sono dentro. Anche perché magari si annoia una persona a vedere sempre il mare, a vedere la spiaggia, eccetera, e si scopre che. Dietro tutte queste piccole realtà, soprattutto quelle parchigiane, esiste un know-how, know una capacità manuale, una, capacità, una sapienza artigianale che valeva la pena di segnalare. E vediamo che i primi risultati sono che tanta gente va a vedere come funzionano le cose, come si formano le cose, come si rendono eh, palpabili le cose che, che vedono nei negozi. E quindi questo è stato molto interessante, valeva la pena di raccontarlo. Tanto è piaciuto che hanno deciso, il Presidente ha deciso di fare, eh, farne la copertina di questo numero felice per questo invito e eh, ho sempre sostenuto la regione nel mio percorso quando ho vinto il Miss Marche eh, ho ringraziato la regione e ho detto che una tra, tra le cose che ci tengo, proprio di portare la nostra regione sempre in alto, soprattutto in un momento così delicato, che la nostra regione soffre a livello economico ma anche eh, le alluvioni quindi, la nostra regione è meravigliosa e piena di risorse, va raccontata e va sostenuta. Quindi, sono davvero molto onorata di partecipare a questo evento. Fano rappresenta una vallata che sa parlare di, paera, di paesaggio, di storia, di cultura, di enogastronomia. Ha veramente quelle caratteristiche di una zona dove la qualità della vita è alta, dove si vive bene, dove molti turisti vengono per rilassare il proprio corpo, la propria mente, ma anche per vivere dei momenti veramente di grande esperienze.